Successo per Terra Puglia, l'evento organizzato dall'associazione Grotta Briganti e Cacio presso la località Vallicelli del Monte Cervati. L'associazione guidata da Carmine Lisa ha voluto dedicare un'intera giornata a un elemento fondamentale per la vita di montagna, prima ancora che per l'economia agricola montana. Terra Puglia è infatti quel terreno a cui la decomposizione di residui vegetali e animali nel sottobosco regala una fecondità eccezionale che consente di nutrire i suoi prodotti come la migliore madre nutre i suoi figli. Patate, fagioli, gran turco, grano e tutte le altre colture acquisiscono così proprietà nutrizionali particolari e sapori peculiari. La giornata è iniziata di prima mattina con una passeggiata tra sentieri, radure e grotte. I partecipanti hanno seguito il presidente Carmine Lisa, Antonio Tortorella e Maria Pagano per scoprire le tracce della storia che si cela dietro un paesaggio e dietro i suoi singoli componenti, che solo un occhio attento e una ricerca continua possono aiutare a comprendere nella sua pienezza. Poi all'interno di Casa del Peraino, dai contributi storici si è passati a quelli medici. Il dottor Riccardo Marmo, stimatissimo gastroenterologo del presidio ospedaliero di Polla, ha catturato l'attenzione dei presenti portando la sua competenza in merito alle patologie legate al cattivo uso e all'abuso dell'alimentazione, facendo emergere come le qualità, la combinazione e la frequenza degli alimenti che assumiamo siano determinanti per la nostra salute. La freschezza e la biodiversità di ciò che assumiamo sono stati rimarcati dalla dottoressa Roberta Vigna, biologa nutrizionista. Non è mancata l'esibizione culinaria del presidente della comunità montana, Raffaele Accetta, e del presidente del GAL Vallo di Diano, Attilio Romano. Nei panni inusuali di chef, in collaborazione, hanno preparato il tradizionale piatto di pasta e fagioli, con cavati filati al momento dal sindaco di Monte San Giacomo e condimento con fagioli preparato dal sindaco di Casalbuono. L'evento Terra Puglia è una tappa del progetto Grotta Briganti e Cacio, finanziato dalla Regione Campania, oltre che dal Comune di Monte San Giacomo, in qualità di soggetto capofila del partenariato con i comuni di San Pietro Altanagro, Casalbuono e Atena Lucana.